Falsi prodotti biologici, sequestri per 20 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Pesaro sequestra case e terreni a 4 dei 50 indagati. Gli studenti fanesi alle prese con la prima prova d'esame. Da Fossombrone a Barcellona in bicicletta, l'impresa di Giorgio Ferretti. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. La Guardia di Finanza di Pesaro ha sequestrato terreni, edifici, conti correnti e autovetture per un valore complessivo di 20 milioni di euro a 4 dei 50 indagati nell'ambito di una maxi inchiesta internazionale della Procura pesarese in corso da mesi su false certificazioni di prodotti biologici. I quattro avrebbero certificato come biologici attraverso un organismo di controllo ingenti quantitativi di granaglie destinate alla zootecnia e in alcuni casi all'alimentazione umana come la soia, mais e il grano. Ai quattro indagati che risiedono nelle province di Modena, Catania, Pesaro e Ancona è stato notificato anche il divieto o di esercitare per 2 mesi attività di impresa o di consulenza per qualunque organismo di controllo. Contestualmente sono stati eseguiti i sequestri preventivi per equivalente di beni mobili ed immobili fino all'ammontare di circa 20 milioni di euro, una somma che corrisponde ai profitti illeciti. L'organizzazione trafficava granaglie provenienti dai paesi dell'Unione Europea ed anche extraeuropea, spacciandoli per prodotti dell'agricoltura biologica. Momenti di paura questa mattina intorno alle 8:45 all'aeroporto di Fano, dove un paracadutista è stato visto scendere a forte velocità nel campo d'aviazione. Pare che l'uomo proveniente dal Qatar avesse dovuto aprire il paracadute d'emergenza per evitare l'impatto con il suolo. Un fatto però smentito dalla scuola di paracadutismo, che invece ha assicurato si trattasse di un quotidiano allenamento. È comunque scattato il piano d'emergenza, che in questi casi prevede l'invio di un'ambulanza sul posto, ma senza atterrare. È giunta anche l'eliambulanza di Ancona e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Prima prova oggi di maturità, prima prova d'esame anche per gli studenti fanesi. Vediamo com'è andata. Sono 587 i maturandi fanesi che questa mattina sono stati alle prese con la prima prova dell'esame di maturità. Quasimodo, ma anche Renzo Piano, la prima guerra mondiale, le tecnologie, la violenza e la non violenza, alcune delle tracce. I ragazzi hanno così affrontato la prima prova che li porterà alla maturità. Che traccia hai scelto? La tipologia B, ambito storico-politico. Com'era? Era difficile oppure no? Normale. Diciamo che le tracce non mi piacevano molto, però erano fattibili. La tipologia D, era un articolo di Renzo Piano sulle periferie. Hai preparato sull'argomento, hai scelto quello per questo oppure sei andato ad esclusione? No, sono andato un po' ad esclusione, ho scelto quello che mi sembrava un po' più facile. Come ti sembra che sia andata, bene? Dai, speriamo bene. Io ho scelto quello economico-sociale, riguardava l'ambiente, tutto il discorso degli immigrati e così via. Te l'aspettavi questa traccia? Perché qualcheduno insomma diceva che già si sapeva, non si sapeva, ve l'aspettavate? Da una parte sì, perché comunque tutto adesso gira intorno a quello, quindi me l'aspettavo. Infatti ho scelto quella così andavo sul sicuro. Come ti sei preparata per l'esame? Tanto studio e poi anche qualcos'altro? Tanto studio finito. Tanto per il tema comunque se lo sai fare bene, se no non ci puoi fare niente perché comunque è il prodotto di tanti anni di studio. Ho scelto il tema di ordine generale, un po' esclusione anche io, speriamo sia andata bene, dai, spuntiamo nel tema. La preparazione ora continua per le prossime prove, immagino. Sì, anzi, il bello deve ancora venire. Che cosa ti preoccupa di più? Beh, l'orale sicuramente, la prova più difficile, anche la terza prova però, insomma, inizia a essere impegnativa. Ho scelto la tipologia C, quindi il tema storico, quindi le differenze tra l'Europa del 1914 e l'Europa del 2014. E mi è sembrato semplice perché mi piace storia, quindi bene o male sapevo come è andata la prima guerra mondiale. Eri preparata quindi? Sì, preparata, l'ho scelta apposta.
Delle prossime prove qual è quella che ti preoccupa un pochino di più? La terza prova, perché sono due domande per cinque materie e ne ho fatto solamente tre, quindi me ne mancano altre due. Ho cinque giorni di tempo, quindi spero di riuscirci. Qualche atto scaramantico prima dell'esame nella giornata di ieri, oltre allo studio, c'è stato? No, però prima di consegnarlo l'ho fatto baciare il tema, perché porta fortuna. Da chi l'hai fatto baciare? Da Lur. No, niente, non ci credo molto a queste cose. In bocca al lupo. Crepi. Ancora un politico di primo piano per la seconda giornata di Passaggi Festival alle 17.30 nel Chiostro delle Benedettine. Gianfranco Fini racconterà il suo ventennio berlusconiano in un dibattito con Alessandra Longo di Repubblica. Alle 18.30 sarà la volta del decano del giornalismo italiano, Corrado Staiano, che con Nando Dalla Chiesa e il giornalista Roberto Roscani ripercorrerà attraverso il racconto della sua esperienza diretta la storia dell'Italia dal dopoguerra ad oggi. Alle 19, sempre di domani, nella chiesa di San Domenico, il vaticanista di TV 2000 Paolo Fucili racconterà i primi passi del papato di Francesco verso le periferie geografiche e spirituali. Serata dedicata al gusto con le interviste del giornalista Alfredo Antonaros, Gambero Rosso, Rai Radio Rai, al vincitore dell'ultima edizione di Masterchef Federico Francesco Ferrero alle 19.30 nel Chiostro delle Benedettine e Maddalena Pometescu, vincitrice del talent dedicato al mondo dei dolci Bake of Italia, alle 21.30 nel Chiostro delle Benedettine. Infine Nando Dalla Chiesa con il giudice del Tribunale di Pesaro Elisabetta Morosini e Mario Portanova del Fatto Quotidiano presenterà il suo manifesto dell'antimafia per promuovere l'impegno consapevole e collettivo dei semplici cittadini contro le mafie. E una mostra fotografica sulla vita e sulle opere di Don Lorenzo Milani è stata organizzata a Bellocchi nell'ex chiesa. È nell'auditorium a lui dedicato, nell'ex chiesa di Bellocchi, che andrà in scena una mostra fotografica sulla vita e sulle opere di Don Lorenzo Milani, uomo di fede, missionario della parola, scrittore e educatore dei più poveri e dei piccoli. L'evento si terrà dal 20 al 28 giugno. Ad organizzarlo la parrocchia di San Sebastiano e l'Azione Cattolica, Associazione Monsignor Gentili. Lo scorso aprile il Consiglio Pastorale Parrocchiali di Bellocchi ha deciso di dedicare questa sala ristrutturata dell'ex chiesa di Bellocchi a Don Lorenzo Milani. E proprio per questa opportunità l'Azione Cattolica di Bellocchi ha deciso di organizzare insieme con la parrocchia tutta questa mostra su questa figura di uomo di fede, di scrittore, ma soprattutto di educatore dei più piccoli e dei più poveri. E quindi questa mostra ripercorrerà la vita e le opere di Don Lorenzo Milani. Abbiamo una parte prettamente fotografica ed anche una parte multimediale. Certamente, la parte fotografica è costituita da 28 pannelli che sono stati realizzati dalla Fondazione Don Lorenzo Milani nella sala fianco alla chiesa, all'aula principale. Invece allestiremo una postazione multimediale e anche una proiezione di video che riguardano Don Lorenzo Milani. Domani, giovedì 19 giugno, alle 21.15, alcuni attivisti del comitato NOTAV della Val di Susa saranno ospiti dello spazio autogestito Grizzly al campo d'aviazione di Fano. Ovviamente i NOTAV sono quelli che si battono contro l'alta velocità. Come spazio autogestito Grizzly, si legge in una nota, riconosciamo il movimento NOTAV e qualsiasi battaglia in difesa del territorio, come la lotta per il parco al campo d'aviazione, come nostra e la riteniamo giusta e necessaria. È andata la scrittrice fanese Cristina Tonelli, il premio Goccia della Fortuna 2014 della sezione Avis di Fano. Vediamo. L'hanno chiamata serata Vissana e l'hanno dedicata a quanti sono entrati nella grande famiglia dei donatori di sangue e a quanti li hanno sostenuti. Alla cooperativa Tre Ponti di Fano il gruppo fanese di Avis si è riunito in un momento conviviale nel quale consiglio direttivo e donatori insieme hanno ricordato l'importanza di questo gesto per se stessi come simbolo di una vita sana e per gli altri come gesto d'amore verso il prossimo.
Questa è la festa più importante per Avisfano, è stata coronata da una cornice di pubblico stupenda, il premio è stato il premio dell'anima e quindi il sentimento ha prevalso su tutto il resto e sono queste feste che ci danno la forza per continuare. Abbiamo avuto un aumento di oltre il 48% di giovani alla prima donazione. E quindi questo è un fatto molto importante perché entrare da giovani, sappiamo quindi che questo, se tutto va bene, è un bel serbatoio per chi ha bisogno, insomma, di sangue. E poi oltretutto il donatore ha anche proprio un ruolo sociale, perché per donare devi fare uno stile di vita sano e quindi questo ti porta comunque a essere anche di esempio nella società e nella collettività. Nel corso della serata Avis ha consegnato alla scrittrice fanese Cristina Tonelli la Goccia della Fortuna 2014, un riconoscimento giunto alla sua nona edizione che l'associazione conferisce a coloro che si distinguono nella promozione della donazione del sangue. La consegna del premio, consistente in un'opera dello studio Atre di Fano, è stata anticipata dalla lettura di una poesia che Cristina ha scritto per Avis per la giornata della donazione in rosa 2013. Cristina ci ha insegnato che donare è la cosa più bella che possa esistere al mondo e quindi abbiamo seguito il suo esempio, le sue orme. Lei dice: dentro di me non esiste nessun silenzio, solo quello che esce dalle mie labbra, però lei ha un cuore grandissimo e riesce a trasmettere queste sue forti emozioni. A premiarla è stato il sindaco neoeletto Massimo Seri, il quale da donatore ha espresso parole di stima e riconoscenza per l'associazione. Per me parlare di Avis è parlare del cuore, perché è l'associazione a cui penso di aver dato tanto, è un'associazione straordinaria, ma soprattutto fa un lavoro straordinario, cioè quello di valorizzare e sensibilizzare il tema della donazione, perché non dobbiamo mai dimenticare che chi dona fa un gesto di straordinaria umanità. E non è un caso che il primo giorno da sindaco ho deciso di fare questo gesto, andare a donare, perché volevo anche come sindaco dare un messaggio alla città che aveva una duplice valenza, una per aiutare Avis in quello che fa, ma soprattutto anche per lanciare un messaggio, perché io penso che chi svolge il ruolo da sindaco svolga un servizio. E con tanta modestia io cercherò di fare questo. Ha attraversato l'Italia per arrivare fino in Spagna, compiendo oltre 200 km al giorno in bicicletta. È l'impresa del forsempronese Giorgio Ferretti. È stata durissima, ma ci siamo arrivati. Ha una passione per la bicicletta nata 15 anni fa e da 6 si sfida in imprese a lunga distanza. Giorgio Ferretti, 45enne forsempronese, è appena tornato dalla Fossombrone-Barcellona, 1600 km in bicicletta in 8 giorni di cammino. Noi lo abbiamo incontrato per farci raccontare la sua esperienza. La passione è nata perché mi piace molto andare in bici, quindi mountain bike e bici da strada. Mi piace vedere nuovi posti sconosciuti e quindi da lì è nata la passione. 6 anni fa il primo viaggio a Roma da solo, poi abbiamo fatto altri viaggi a Roma con altri compagni, altri gruppi e dopo Roma c'è stato Firenze, poi c'è stato Siena e poi l'anno scorso la prima avventura un po' più lunga di 7-8 giorni mi sembra, da Aosta a Reggio Calabria, in cui più o meno 200 km al giorno facendo tutta la costa tirrenica. E poi quest'anno l'avventura di andare all'estero, diciamo. Il sogno era vedere la Barcellona, la Sagrada Famiglia finita dentro, quindi sono partito da Fossombrone, mi sono fatto un programma di 8 giorni, circa 200 km al giorno anche quest'anno, è andato tutto bene e quindi sono arrivato a Barcellona. Che cosa si prova quando si arriva al traguardo dopo 8 giorni di bicicletta? Ma l'arrivo al traguardo è veramente emozionante, diciamo che i primi 5 minuti si piange come un bambino, perché ovviamente un'esperienza fatta anche tutto da solo è veramente incredibile, è molto avvincente. È stato aperto anche un blog, un sito dove appunto si possono vedere tutte le imprese che farà in futuro. Sì, ho aperto un sito blog che è giorgioferretti.blogspot.it, dove mi diverto a mettere foto e anche commenti, cose più o meno simpatiche di quello che succede durante i viaggi. Un invito a chi va in bici a provare queste imprese, insomma, sono da tutti oppure bisogna avere un allenamento, insomma, particolare per farle? Beh, certo, bisogna essere un po' allenati, non basta uscire una volta alla settimana, ma bisogna uscire 3-4 volte alla settimana, ma poi si adottano ritmi rilassati, tranquilli, per vedere paesaggi e far foto. E a chiunque piace viaggiare io lo consiglio, perché
viaggiare così all'avventura è veramente fantastico. Ci sono dei ringraziamenti particolari che vuoi fare oggi? Sì, volevo ringraziare i Mufloni, che è il gruppo che mi ha appoggiato e sostenuto nel fare questa esperienza, tutti i supporter che mi hanno aiutato a fare la divisa e aiutato durante il viaggio, e l'appuntamento alla prossima avventura, che sarà dal 20 di luglio, fine di luglio, la Transalpe, che saranno 8 giorni in mountain bike dalla Germania all'Italia. Tra poco una replica di Dopocena, nella quale si parlerà di crisi d'ansia, attacchi di panico, e poi lo speciale dedicato alla consegna delle borse di studio della BCC di Fano. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.